Claudio ancora non hai tolto l'albero. Buon anno anche a te, Fabrizio. Cioè, togli quest'albero di mezzo, dai. Ma toglielo te, ma che vada a me, c'ho 2000 cose a cui pensare. Ma l'ho messo io. E beh, lo metti e lo togli, come la cera di Karate Kid. Metti la cera, togli la cera. Metti la cera, togli la cera. Claudio! Fabri, teniamolo, ci dà una bella atmosfera di festività, ci sta bene, dai. Eh certo, no, a sto punto teniamolo fino a Pasqua, no? È l'8 di gennaio, Claudio. L'albero si leva l'8 di gennaio. Ripeti quello che hai detto. L'albero si leva. Un'altra cosa. L'8 di gennaio. Ragazzi, sono Ascanio, come state? Niente, passavo qua sotto, sapete, ho portato c'è un po' di pandoro smangiucchiato, un pezzo di presaola e una bottiglia. Ancora qualcosa si può bere. Mi fate entrare? Ciao Ascanio! E mo? Digli che non ti piace il pandoro. Ma te pare che non lo faccio entrare perché non mi piace il pandoro, dai! Facciamolo entrare. No, Fabrizio, no! C'è sta un DPCM, non può entrare la gente a casa. Ho capito, ma è l'8 di gennaio, dai, lo sai come è fatto? Lui entra, si fa due chiacchiere, esce e non mi rosica. Fabrizio! C'è una pandemia in atto, non possiamo far entrare sconosciuti a casa, neanche un congiunto! Shh, non urlarlo nei gomitoli! No, no, ragazzi, non vi sento, alza l'antenna! Chiamo Miccoli! Ma mo' chiesto Miccoli, l'altro che vuole entrare a casa? Dai, che il bucio gli brucia! Eh certo, facciamo entrare, c'è caga in giro ovunque, tocca pulì, guarda che lì marla è tosta! Ma mica un cane! Dai, facciamolo entrare, su! No, ragazzi, lo sapete, ormai è una tradizione, no? Cioè, io sono venuto apposta fino a qui e mi sono portato la mia bella autocertificazione. C'ho il gel, ho la mascherina. Poveri, già sta pandemia è fermato. Natale, la Pasqua e Capodanno, ma... Non può fermare l'8 di gennaio. Gennaio.